dobbiamo essere sani anche nella carne. Ero ignudo, ero indistinto, ero affamato e mi hai sfamato, ero assetato e mi hai dissetato, ero carcerato e mi hai visitato, e così via. Quindi la missione di Giorgio, con cui collaboro anch'io da tanti anni, è una missione che si svolge sui tre aspetti, quindi quello del messaggio, quello dell'azione e quello della lotta a favore della legalità. Un bellissimo trailer e poi un ultimo filmato con cui poi, se c'è una domanda. Zakoatl, Villa Coccia, ma il tempo anche in cui gli islamici attendono il ritorno dell'imam, anche gli islamici attendono il ritorno di Cristo, che loro chiamano Isa. Noi attendiamo il ritorno di questo re che abbiamo crocifisso e scannato vivo. Quindi è un tempo dove tutti questi segni fanno parte di questo annuncio, di questo grande evento che è un cambio radicale della nostra società e del nostro pianeta e del nostro modo di vivere. Voglio lasciarvi quindi con questo messaggio di speranza, perché ci dà un grande potere, cioè il nostro destino non è nelle mani dei politici o degli scienziati che si fanno gli affaracci loro, il nostro destino è nelle nostre mani, e quello che dobbiamo fare è molto semplice, dobbiamo essere umani, ritornare ad essere umani, non degli egoisti che pensano solo a loro stessi. Voglio lasciarvi con un discorso bellissimo che ha fatto un grande artista di qualche decennio fa, e che secondo me è ancora attuale, un discorso che lui fece quando ancora c'era la Seconda Guerra Mondiale in atto. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti al passo d'oca per le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. La verità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. E tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori.
e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate coloro che odiano solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che sia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto delle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Grazie. Non so se c'è tempo, che l'abbiamo fatto? Sì, dovrei finire per le 7:30. C'è anche lei sotto l'altro. Luciano, scusa. Adesso... Abbiamo prenotato fino alle 10. Ah, il 22, va bene. Allora, se avete un paio di domande vi rispondo volentieri, poi lascio spazio ai miei amici che già gli ho rubato abbastanza tempo. Allora, sono interessato da anni ormai a discorsi, però c'è una cosa contrastante in me. Il messaggio degli alieni, che dovrebbero venire in pace, aiutarci, che è quello che tutti aspettiamo, speriamo. E quello che poi si dice che ci sono gli alieni che invece collaborano con gli americani, con la production, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda, ho capito. Allora, come ti chiami? Paolo. Paolo. Negli anni 70 ci sono state due uomini, uno si chiamava Berlinguer e l'altro si chiamava Aldo Moro. Va bene? Allora, questi due uomini, che erano due grandi statisti, cosa che non abbiamo più, avevano capito che dovevano unirsi per il bene del popolo. Sai che hanno fatto gli americani? Assieme alla mafia hanno messo in piedi le Brigate Rosse. Va bene. In Italia c'è stato il più grande esperimento di democrazia diretta che ci sia mai stato in tutto questo pianeta derelitto. Ebbene, è stato stroncato attraverso i servizi segreti alleati con la mafia e la manipolazione degli ideali di miglioramento di alcuni giovani, si è creato quel mostro chiamato Brigate Rosse. Ma secondo te, Paolo, ma se vogliono scendere delle civiltà che hanno veramente il potere di cambiare le cose, ma secondo te i servizi segreti se ne stanno a guardare o fanno qualcosa per inquinare questa verità?